Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Da Kamsky non ho scoperto niente. Pensavo che RA9 fosse la chiave di tutto, ma... mi sbagliavo. Perché Kamsky lasciò la Cyberlife? Come mai? È una storia vecchia, Connor. Non ha a che fare con la tua indagine. Non sono un modello unico, vero? Quanti Connor ci sono? Non vedo come questa domanda sia attinente alle indagini. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Hai per caso provato qualcosa di insolito recentemente? Dei dubbi o dei conflitti? Magari provi qualcosa per quei devianti. O per il tenente Anderson. Comincio ad avere pensieri che... non mi sono mai appartenuti. Forse... anch'io sono stato compromesso. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so che... Hank, non capisci? Questa non è una delle tante indagini, è una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso, siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo ti avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Torni alla omicidi e l'androide torna alla Cyberlife. Mi spiace, Hank. È finita. Potevamo risolvere il caso. Ci serviva solo altro tempo. Dovrai tornare alla Cyberlife. Non ho scelta. Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere? Se i devianti insorgeranno, sarà il caos. Avremmo potuto impedirlo. Ma ora è troppo tardi. Alla Stratford Tower, quando quell'androide sparava all'impazzata, tu mi hai protetto. Hai rischiato la tua vita per salvare la mia. Hai provato empatia, Connor. E l'empatia è un'emozione umana. Non so perché l'ho fatto. Guarda, guarda, arriva Perkins, quel pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì.
Forse i devianti meritano una possibilità. Forse è meglio se non li trovi. Questi eventi sono troppo importanti per essere fermati da una macchina. Scusa, Connor, ma non ti aiuterò. Ci penso io. Porca puttana. Come è uscito dalla sua cella? Che cazzo lo so? Avanti tu. Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, uno te l'hanno detto. Mi hanno sollevato dal caso. Registrerò le prove in mio possesso e poi me ne andrò. Bene. Sta attento quando esci. Gli androidi tendono a prendere fuoco ultimamente.